Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova Lotta del Destino. Oggi l'incontro che vedrà il mio personaggio scelto questa settimana Atrocitus. andare contro il personaggio sponsorizzato da Jack 50.009 che mi ha detto di andare contro costui nemico. Se lo trovo, do cacchio è? E da sta parte non lo vedo e vai proprio do cacchio è? Ah, eccolo. Headshot. Niente, difficoltà difficile e tutto lo andiamo a fare esattamente qua. Guerrieri diretti nel Kandak. Sei un amico di Santana? Le lanterne rosse non hanno amici. Nemmeno il diavolo. Avvio. E chi cazzo sarebbe Ghisto Diablo? Eh? Caro Deadshot, non... Oh, non mi ricordavo che fossi così agile. Aia, porca miseria. Infatti, se non sbaglio, me lo ricordo come uno dei personaggi con cui ho fatto più fatica a giocare, il buon Deadshot. Anche se ha molte combo, io davvero... Certo, se vuoi fare anche qualcosina d'altro, Tanto che ci sei, brutto marrano schifoso rombugaz che fa tutte mosse belle, tutte potenziate. Scanaglia de homo! Becca sta selva dei colpi, marrano, guarda che ti butto dall'altra paio! Quanto mi manca! Quanto mi manca coso? Deathstroke, lui sì, che era un cazzo di mercenario con le contropalle, alzati! Alzati! Al momento giusto! Ti schianteremo forte! Ti getto in faccia Pasqua del 97! Mamma mia, Marrano! Tu, dannato mercenario, che c'ha pure le cose che spara da qua e da là! Marrano schifoso! Io non t'ho pagato per questo lavoro! In genere non combatto con rabbia. Per questo perderai. Ma non è giusto, mettiamone una. Ah, ne ha messo solo tre, va, va, fangul. E poi lui può beccarmi da molto lontano. E la cosa è molto a suo favore. Aia, no. Porca miseria, no. Dannato essere schifoso, vile. Yes, vittoria. Vittoria di Atrocitus. Il potere dell'anello rosso è quello della rabbia che ho usato per sconfiggerti. Mamma mia, grandissima prestazione! E quello che vi voglio dire è che, ragazzi, se da settimana prossima ci sarà ogni settimana un doppio turno di, perché così almeno una volta finito mi mancano ancora tipo 4, 5, anche 6 personaggi, così ne porto 2 a settimana e finito la serie video del turno D inizierò, come avevo già detto nell'episodio delle scatole delle madri, che seguite, che lì vi dirò tante info sui giochi che porterò sul canale nel prossimo futuro. Poi, quando finirò il turno D, vi porterò il torneo per decretare qual è stato il contenuto aggiuntivo tramite DLC dei personaggi di Injustice 2. Spero che questo video vi sia piaciuto, scrivetemi sotto nei commenti contro chi devo andare nella prossima lotta del destino.